Inizio oggi a parlare di rinascimento, che vuol dire esattamente rinascimento, che è il rinascimento che abbiamo studiato a scuola e che è il rinascimento di cui dobbiamo essere orgogliosi. Ognuno di noi, come tutto il mondo riconosce, ha orgoglio per Raffaello, per Michelangelo, per Leonardo, per Botticelli, per Bellini, per Giorgione, per Tiziano. Questo è il Rinascimento. Il Rinascimento è italiano. Ho voluto dare questo nome a un movimento politico, nel senso più nobile della parola, perché la politica nel Rinascimento ha i nomi di Machiavelli e di Guicciardini, i quali hanno scritto Il Principe, la storia d'Italia, indicando l'onore e la gloria di quello che il potere ha realizzato, al di là poi dei diritti civili, dei diritti umani, delle libertà, della democrazia, di quello che si è conquistato più tardi. Possiamo anzi dire che in Italia il Risorgimento, che ha determinato l'Italia nei suoi confini nazionali, inizia con il Rinascimento, e che il Rinascimento è molto più Risorgimento del Risorgimento stesso, perché la dimostrazione di quello che l'Italia può fare e ha fatto davanti al mondo. Poi c'è un Rinascimento europeo, che è una estensione del Rinascimento italiano. Non c'è un Rinascimento arabo. Abbiamo sentito parlare una volta da Matteo, i due Mattei, da Matteo Renzi del Rinascimento arabo, che era un augurio, una speranza di quello che il potere del petrolio consentirà di fare e che stanno facendo i paesi arabi, e in tempi più recenti abbiamo sentito parlare di un rinascimento nel rapporto con l'Europa dell'Est, e questo è stato Matteo Salvini. Forse hanno scelto quella parola, quella bellissima parola, questa bellissima parola nel senso letterale, cioè che qualcosa rinasca, e mai come in questo momento noi dobbiamo rinascere. Siamo stati morti per più di un anno, morti, sepolti, le città sono diventate cimiteri. Quindi quella denominazione che io ho scelto nel 2017 e che ha portato poi a fare alcune liste con il nome Rinascimento, quella scelta oggi si collega al concetto di Rinascimento nei termini letterali di riprendere la vita, di rinascere. E quindi forse mai come in questo momento questa parola è bella e piena, ma nella sua storia vuol dire la grandezza nella letteratura, nella musica, nell'arte, nella pittura e nella scultura, nella scienza dell'Italia. Quindi qualcosa che il mondo conosce e per cui il mondo viene in Italia. Il turismo che in Italia è così forte, anche se diminuito l'ultimo anno per ragioni inevitabili, e anche in passato però, con la concorrenza di Spagna e di Francia, pur paesi importanti, questa forza di attrazione di persone che vengono da fuori, Grand Tour è la denominazione del viaggio in Italia fatto da tedeschi e francesi, da cui deriva la parola turismo. Tutto questo dipende dal fatto che in Italia il paesaggio, le città, gli artisti sono stati ragione di attrazione formidabile per qualunque straniero. L'italiano era, come oggi l'inglese, una lingua universale. La grande musica ha i libretti, pensate a Mozart, scritti in italiano. Il Don Giovanni, le nozze di Figaro, così fan tutte, sono scritti in italiano. Il Rinascimento, quindi, è la consapevolezza del primato dell'Italia. Se vogliamo immaginare il turismo legato a qualcosa, dobbiamo immaginarlo legato a quello che l'Italia è. Per questo l'economia, il Ministero dell'Economia, non può che essere un ministero del tesoro dei beni culturali. Non si può immaginare che i beni culturali siano soltanto un peso, ma sono, con tutto quello che dobbiamo fare per loro, per farli continuare a vivere, sono la ragione fondamentale per cui si viene in Italia, per lo stile italiano, che nel Rinascimento ha la sua più alta rappresentazione. Ora, in questo modo di intendere la parola Rinascimento, noi dobbiamo immaginare che quello che l'Italia è davanti al mondo
sia la ragione della sua formidabile capacità di attrazione per la bellezza della natura e per la bellezza inarrivabile delle sue opere d'arte. Questo è il Rinascimento, dobbiamo dichiararlo, occorre un movimento che dica al mondo che noi siamo questo, noi siamo il Rinascimento, cioè siamo Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Botticelli, Bellini, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese e quanti altri mai, fino a Caravaggio. E allora ecco che in nome di questo, da un altro pensatore, da un altro letterato, è uscita la formula «La bellezza salverà il mondo», che non è particolarmente originale dire qui, ma che è il segno di qualcosa che agisce dentro di noi quando la bellezza ci avvicina e noi ci avviciniamo a lei. E allora dobbiamo prima di tutto salvare quella bellezza che ci salva. Il problema non è che la bellezza salvi il mondo, ma che noi salviamo la bellezza, la conserviamo, conserviamo quella natura meravigliosa che è l'Italia. In questa posizione, che è un progetto politico assoluto, noi dobbiamo essere in grado di far vedere al mondo quello che siamo stati nel Rinascimento, senza che nessuno possa pensare di alterare, distruggere soprattutto il paesaggio, come viene fatto oggi con la famosa energia pulita di torri eoliche e di orrori che distruggono il paesaggio italiano, che è il paesaggio più bello del mondo, più vario e più bello del mondo. Allora, in questa logica, noi possiamo pensare che dobbiamo dare alla bellezza almeno quanto la bellezza dà a noi. Da questo punto di vista, un movimento che si chiama Rinascimento rivoluziona completamente le priorità, quello che l'economia e il bilancio dello Stato spendono. Certo, si può spendere, si deve spendere molto per la sanità, ma la sanità è anche sanità della bellezza dei luoghi. Sanità è anche natura, è anche ecologia, è anche conservazione di foreste, di boschi, di mari, di pulizia del mondo ed è conservazione dei monumenti. Quindi due grandi ministeri, il Ministero del Tesoro dei Beni Culturali, il Ministero della Sanità, vanno intesi nel senso più ampio, che la bellezza è ricchezza e che la sanità è quella del nostro corpo, ma anche della natura in cui viviamo. Senza una natura sana non saremo sani neanche noi. Ecco, questi sono alcuni dei punti per cui io anni fa ho inventato il movimento Rinascimento. Oggi esso appare a tutti fondamentale, è una parola che si usa, abbiamo visto, sia per lo sviluppo dell'economia dei paesi arabi, sia per lo sviluppo dei rapporti con i paesi dell'Europa dell'Est, in una rinnovata collaborazione, che non è soltanto quindi con le capitali e i paesi fondatori dell'Europa, che sono appunto la Francia, la Germania, l'Inghilterra, che oggi apparentemente è separata, ma possono anche essere i paesi dell'Est, anche la Russia ha un rinascimento, ma il rinascimento è italiano e quel rinascimento non può che essere un'idea politica per dare all'Italia un diverso ordine di valori nella difesa di quello che noi siamo, che è la nostra vita, che è la nostra formazione, che è la nostra consapevolezza. Per cui da questo momento cominciamo a parlare di Rinascimento come di un movimento politico per tutte le future elezioni, da Roma a Milano, a Torino, a Bologna, a Napoli e poi le elezioni nazionali. Il Rinascimento è questo, il Rinascimento siamo noi.